sempre così. Cioè io a questo, regà, non ero pronta. Cioè io non ero assolutamente pronta a quello che vi ho appena fatto vedere. Cioè Sofia da questa mattina si è imparata a girarsi da sola. Cioè l'ho trovata a pancia in giù, così da un momento all'altro, regà. Vabbè che io gli esercizi gli faccio fare, ma fino ad oggi non l'ha mai fatto, ma nemmeno un accenno. Cioè si gira. Ha fatto da poco 3 mesi, si gira. Ma questa cosa qui non la fanno intorno ai 5-6 mesi? Cioè che si rotolano? Madonna, raga, ma sta crescendo in fretta sta bambina. Cioè è un amore, raga, è un amore. Vabbè, raga, ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Cioè tutto questo lei l'ha fatto mentre Giordano era a fare la spesa. Io ero qui a montarmi il video, l'ho appoggiata lì e sentivo dietro, cioè, tipo sforzo. Però non gli ho dato peso perché di solito lo fa quando deve fare la cacca. Invece mi sono girata, raga, siete che stava facendo proprio il bucio di culo nel girarsi perché non è ancora... liscia come rotazione, sta ancora tutta squilibrata, però raga l'ho trovata a pancia in giù a 3 mesi. Cioè fatemi sapere se a 3 mesi è normale o no, perché io non lo so. Io da quello che ho letto a 3 mesi dovrebbero cominciare ad afferrare le cose. Vabbè che lei già a 1 mese e mezzo/2 mesi già afferrava di tutto. Ora vabbè, ora qualsiasi cosa si metti davanti l'afferra benissimo, ma non pensavo che a 3 mesi già si rotolava. E come ben sapete è il terrore mio, perché anche adesso che si è rotolata ha fatto un rigurgito. Non vorrei che nemmeno... Ehi, ma con questo bavaglino con la tartarughina, un po' da maschietto. Eh sì, ma non sono niente questi qui, mamma. Ai, i capelli, guardate. Appena vomitati, tira. Aia! Tira, prendi. Adesso ragazzi, afferra tutto. Sì, fatemi sapere che sto curiosa. Tira. Ah, aia! Dai, cattiva. Carina. Cioè, raga, vi giuro, stamattina, raga, ci sono rimasta malissimo. Ovviamente mi sono anche emozionata perché... Chi se l'aspettava? Ma chi se l'aspettava? È bellissima, raga, io la adoro tantissimo. Lo sto sempre a ripetere, però è quello proprio che sento dentro, mi scoppia il cuore. Comunque sono curiosa, fatemi sapere sotto i commenti se è un comportamento precoce o se a 3 mesi compiuti comunque da poco, dai, effettivamente. Se è un comportamento che lo fanno a 3 mesi, non lo so, sono ignorante, magari mi sto sbalordendo di un qualcosa che a 3 mesi devono fare o fanno. E nulla, benvenuti nel nostro canale, oggi vloggettino. Mi stanno spuntando, raga, tante bolle. Da questo punto di vista rimpiango la gravidanza, perché perché in gravidanza ho avuto una pelle liscia perfetta, non mi è mai spuntato un brufolo, mai. E a me in gravidanza dicevano che con la femmina ti riempivi di bolle, invece io, raga, il contrario, proprio tutta perfetta, tutta liscia. E invece adesso basta che mangio qualche merendino in più e ecco qui il risultato, uno qui, poi c'è un altro qua, poi c'è uno qui proprio al centro. Vabbè, e sti cavoli, vabbè, fanno parte della vita, i brufoli. In tutto questo noi dobbiamo prepararci perché dobbiamo uscire. Io mi devo fare una doccia, se riesco, se papà me lo permette, se la tiene questa bambina, e finalmente mi faccio una doccia come Cristo comanda, con tanto di capelli. E sto a far belloccia, mo. Mi stai a conquistare così? Sì, sto a... Sta a fare con quel... Sta a far piacione. Sta a far piacione? Far piacione. Con la figlia in braccio? Sì. Eh? E pure quando fa la doccettina però, Vabbè, mo se pure Sofia si devono lavare tutti. Tutti, vero, regà? Però non si sente di fuori un'altra volta. Poi in tutto questo andiamo da mia sorella che dobbiamo farci Giordano i capelli e sopracciglia e io e sopracciglia, solo. Vabbè, dà un senso questa giornata, che già sono le 2.
E da mo che sto senza sta giornata, ciò. Quella è la tua giornata. No, Giordano l'hanno sistemata fuori perché tutto fatta il casino. Fatta la spesa. No, il pranzo non l'ha preparato te. Ma c'è sta... Il pranzo non l'hai preparato tu. Ho preparato io il pranzo. E niente, raga, venite con noi in questa giornatina così, tranquilla. Minchia, mette subito mi piace e iscriviti al canale, altrimenti cancellassi il canale. Amo, tutto sei brutto. Senti, posso andare a finire, fa il suo lavoro oppure devo cazzo di altro. Ogni volta che si fa la barba, si presenta. Vengo lì col baffo. O col baffo, o col pizzetto, o con le basette lunghe. Perché una volta portavo la mosca e una mosca non si può fare. Una volta c'avevo tutto il righettino qua e non si può fare. E basette non si possono fare. Nudo. Amo, brutto, vado a tagliare. Vabbè, allora, la levava tutto, va. Guardi e ti vedi brutta. Allora, siamo pronti, siamo per uscire. Eccoci qua. Io mi sono presa questo kit perché non mi sono, diciamo, colorata le sopracciglia, infatti si vede, perché essendo bionda sono chiarissime. Di solito me le vedete con sull'ombrettino. Lo faccio un secondo momento quando sono fatte. Voglio mettermi una punta di questo gloss e dare un po' di luce. Ok. Adesso siamo pronti, amo. Quanto sei carina tu. Tutti siete carini. Grazie. Allora, ti danno questi capelli qua e tra poco saranno tutti fatti. No, la barba così stai meglio, eh. Eh beh, era 2 settimane ma lo fa, eh. Bello pulito, pulito. Namo, bella, namo. Bella di nonno. Allora, sono a casa di mia sorella, sopracciglia fatte, inesistenti, fatte adesso me le sistemo. E c'è anche il nonno. Ma lui sta da tutte le parti? Sempre. Sì. E qui c'è Sofia. Sofia, e il nonno chi è? Chi è il nonno? Ormai i capelli si stanno arricciando. Sofia. Che sei, sei arrabbiata? Chi è? Hai idea della telecamera? Un papà Giordano che sta smirando. A me andrebbero bene tutte, dico la verità, eh. Che tutte sono meglio della mia, perché c'è un cozzetto così. Ma mamma, che c'hai? Ti do libera le manine? Ecco qua, che lei si urta subito. Questo è tech, eh? Non so quei nastri che vendono su Wish, questo è tech, questo è legno pregiato. Guarda carina questa qua, oh. Vivo. La vasca? La vasca del vivo, per pesce vivo. Ah. Per sembra, pescato. Sembra una tazza, mo. E ci puoi mettere pure il pescato, se vai a pescetti metti il pescato. Bella. Che c'hai? Bella pure questa, eh? Vero, bella pure questa, mo? Stupenda. Questa è grossa. Questa è 6 metri, non è tanto grande. Questa è gigantesca. Aspetta che la prendo, va. Siamo le crisette di fine giornata qua. Sì, è vero, è vero. No. Si lamenta così. Oh. No, non lo fa. E vi pareva a voi che noi finivamo il vlog? Ovvio che no. Dopo la passeggiata siamo arrivati a casa e spoglia Sofia, spoglia me, spoglia lei, allatta Sofia, va di qua, va di là, ci siamo messi a dormire e raga, non avevamo salutato praticamente. Questa è la situazione. Io vabbè, ormai sfatta da casa, che non sono uscita, non ho fatto nulla se non a stare tutto il giorno ovviamente appresso a questa nanerottola qui. Giordano è rientrato da lavoro e sta sul divano a fare altre cose di lavoro per quanto riguarda le sue cose come i scooter, lavoretti, meccanica. La meccanica, ecco, dice Giordano, non è che abbandona, solo che ovviamente ha rallentato. E niente, poi qui c'è Aaron. Se no dite che non inquadro mai. Eccolo qua, che c'è l'amore della mamma. C'è il fratellino. Eh? Che dici amore? Saluta, saluta. Saluta. Ciao. Non vi saluta, raga. Non vi saluta. Si è offeso. Ne approfitto per ringraziarvi a tutti quanti per avermi risposto, per avermi dato dei consigli sul fatto dello svezzamento, mi avete raccontato la vostra, a che mese avete svezzato voi i vostri piccolini e sul fatto della camomilla.
ho letto tanti pareri. Devo essere sincera, quando a me la pediatra mi disse di introdurre la camomilla e ridurre le poppate, ci sono rimasta malissimo, perché anche io stessa, leggendo, informandomi già da mo', del fatto che l'acqua non va data fino ai 6 mesi. Cioè, sono d'accordo con voi, tante persone mi hanno anche scritto così affatichi i reni, lascia stare la camomilla, continua a dare la poppata. Raga, io così ho fatto, devo essere sincera, ci ho provato la stessa sera a dargliela, a Sofia non è piaciuta, io non ho insistito minimamente, non è che io gliel'ho reintrodotta, io l'ho riproposta la sera dopo, no raga, non mi frega niente, andrò dalla pediatra e dico non è piaciuta, appunto, non mi importa niente, non voglio dargli l'acqua, anche perché non è che Sofia, che lei, perché inizialmente lei mi ha detto la bambina deve arrivare a fare 7 ore di fila, tanto 7 ore di fila Sofia non me li fa, non l'ha mai fatti, cioè massimo 5 ore a notte, ma me lo fa tutt'ora, lei mi si sveglia comunque, perché gli devo dare la camomilla? Cioè non è che è agitata, ho detto che magari durante la notte mi si attacca tantissimo, cioè io la pediatra tutto questo non gliel'ho detto, anche perché non è così. Sofia prende la poppata, l'ultima poppata alle 11, mi sveglia verso le 4 e poi alle 6, normalissimo, alle 4 perché gli devo dare la camomilla? Non capisco, io infatti non gliela do, raga, non mi piace questa cosa. Mo che verrà svezzata a 5 mesi anziché 6, ci posso anche stare, nel senso mi ha detto che a 5 mesi gli fa assaggiare giusto un fruttino e ci può stare, ma sta camomilla a 3 mesi non è che mi sconfiffera tanto, ecco. Perciò è giusto anche quello che mi avete detto, ok, segui quello che dice la pediatra, poi ogni mamma comunque lo sa, non è che tocca stare alla lettera di quello che dice. Io dagli la camomilla non me la sento, devo essere sincera, non gli è piaciuta, ma non ho insistito, ecco, è amore di mamma, anche perché il latte ce l'ho, a lei piace, anche perché è più nutriente, cioè nel senso, già è piccolina, a malapena li mette pare pare quei 150 a settimana, perché togliergli la poppata, che poi è solo una durante la sera, durante la nottata, e evitare di dargli i nutrienti del latte materno. Perciò sono con voi su tante cose che avete scritto, faccio sempre tesoro di quello che mi scrivete. Sì, mi vedete passeggiare di qua e di là, perché raga, a parte che pesa da morire, adesso è arrivata a 5 kg, si sentono tutte. E poi per farla stare un po' tranquilla, ma cioè, sì, vi ringrazio per tutti i commenti che avete lasciato. Mi piace quando mi date tanti consigli, perché io li leggo, mi condizionate, perché tutto quello che io già pensavo l'avete rafforzato dicendomi di non dargli la camomilla, mi avete convinta, perché già di mio non volevo dargliela, in più mi avete scritto anche voi non dargliela, ma perché la devi dare, povera è piccola, di qua e di là, poi si affaticano i reni, questo lo sapevo anche io. Basta, Sofia alle 4 prenderà il mio latte, no l'acqua sporca, vero mamma? A me non mi piace, ciao ragazzi, benvenuti nel canale di mamma, a me non piace la camomilla, mi fa schifo, io volevo la tetta, e mamma si è presentata con biberon e tanta camomilla che è pura amara, perché senza zuccheri, e a me non è piaciuta, no. E niente raga, io vi mando un grosso bacione, ci vediamo al prossimo video, che sarà carino e puccioso. Vi sto parlando live praticamente, perché niente, vi sto salutando oggi che è martedì. E nulla, vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!